questo, cara, andiamo con Gigi Lorè, batterista delle Tigri degli anni 60. Guarda, questo museo mi sembra con quei camini, c'è quei forni crematori, mi sembra, no? Questa zona così, no? Per dire la mia. Bene, allora diciamo, qua c'è il jukebox, no, e qua troviamo, sono venuto a sapere che c'è il grandissimo batterista delle Tigri. Saluto il grande Marietto e saluto anche Tiziano Bainat. Eccolo che sta controllando, lui si è emozionato per vedere queste cose qua, perché lui in quell'epoca era proprio la nascita dei Beatles, la nascita della vita, la nascita del mondo, dei colori, della gioia, del lavoro. Ecco le Tigri, guarda. Sai che loro sono andati a Roma per sfidare i Beatles, ma come dire Gigi, guarda qua. Sentiamo, adesso sentiamo Gigi Lorè. Ah? Saluto anche il grandissimo Celestino, che dà una mano sempre a tutti. Le Tigri. Eccolo qua, guarda, Gigi, Roberto, guarda, senti, il papà, allora, guarda che giovane, no, che è. Allora, parla forte. Allora, cosa ti ricorda questi anni 60? Ho già intervistato anche il Marietto. Sì. Sono molto emozionato. Sì. Perché sentire questa musica e vedere queste cose qua mi torna indietro di 45 anni. E questa qua è la mia vita, praticamente. Mi ricordo quando abbiamo fatto la sfida ai Beatles. Sapevo che loro non accettavano, però lo stesso abbiamo avuto il privilegio di andare al Piper 2 a Roma con questa notizia. No? E questa è stata una bella cosa. Comunque io ho intervistato anche Marietto, ha detto che si è gettato dentro nella fontana. Quando i Beatles erano a Milano, ci siamo buttati tutti nella fontana di Trevi. E presa anche la multa, no? Sì, e dopo è arrivato Boncompagni, voleva portarci via, dopo invece non so, è andato via. Benissimo, comunque ricordi molto belli. Bellissimi, belli. Una vita molto bella, gioiosa, vero o no? Sì, per forza, poi la batteria è sempre stata la mia vita, tutta la mia vita, no? Adesso mi viene quasi da piangere sentire questa musica di questi ragazzi qua, che sono stati tra l'altro anche fortunati, perché il destino è così. Ringo Starr è nato a Liverpool e io sono nato a Gorizia. Se lui nasceva a Gorizia, io a Liverpool, ero io dei batterista dei Beatles, perché non è un'eccezione, è bravissimo, però è la questione che io sono orgoglioso di essere nato a Gorizia, però sono felice, adesso mi sono veramente emozionato a sentire queste parti qua. Senti una cosa, tu hai anche i 24 ore di batteria, no, record, no? 139 ore di batteria. Scusi, sbagliato allora. Record mondiale. Record mondiale, 139 perciò. Ore di batteria. Bon, allora senti, Gigi, cosa vuoi dire ai giovani? I giovani devo dire solamente che quando cominciano a suonare, che abbiano sempre la forza, il temperamento di andare sempre avanti, e non come adesso chiudono, andare in due con due o tre gruppi. Quando si incomincia bisogna cominciare in quattro, bisogna andare sempre avanti, e non gruppi di qua, gruppi di là, perché i Beatles, i Rolling Stone, i New Trolls, tutti quanti hanno cominciato loro e sono andati avanti, insomma. Quattro gruppi, adesso usano qua, il gruppo di qua, il gruppo di là, non è giusto, bisogna avere la sicurezza, la e volersi bene. E noi eravamo i sei, però i sei eravamo solo un unico gruppo. Unico, e parlavamo tutti quanti uguali. Benissimo, senti, allora Gigi, fai un bel saluto e fai auguri di Buon Natale. Vi saluto a tutti quanti e auguro Buon Natale, tantissima felicità con tutto il mio cuore. Grazie di tutto. Ciao. Salutiamo il grandissimo Gigi Lorè, il batterista delle Tigri, saluto Marietto e saluto Tiziano Bainat. Sai perché li saluto? Saluto anche le Dosco, sai. Sai perché? Perché sono sempre stati, quando io ho chiesto qualcosa, di fare un concerto, qualcosa, sono sempre stati disponibili. Giovedì e prossimo. Questa è una bellissima cosa, capisci? Aiutare anche chi ti dà una mano adesso, vedi? Sì, non se la tiravano affatto. Esatto, diciamo. Veramente un personaggio grandissimo. Saluto anche il grande Celestino, che è sempre stato a disposizione di tutti, specialmente di suo fratello e di tutte le persone così. Bene, allora un grande salutone e salutiamo questi grandi amici. Andiamo con la pubblicità. Quindi.